Hop! 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 Oh! Oh! Bar Dolce Bar, buongiorno. No, la titolare non c'è, sono suo fidanzato, mi dica. Quale offerta imperdibile? No, la mia ragazza non lo vuole l'aspiratore del futuro. Certo che sono sicuro, non usa neanche quello del passato. Ehi, hey bro. Ehi. Ho qui la tua roba. Da qui. Accidenti. Certo che come sbiancate voi, eh? Yes, dicevo mio padrone quando lavoravo con lui in New York. Se vuoi soddisfare il viso pallido, fa che suo bianco sia più bianco di sua faccia. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Eccomi qui. Pensavi che non venissi, eh? No, ci speravo. Angie? È al nuovo bar, adesso arriva. A proposito di mia sorella, sai che ieri sera ho visto la mia maestra delle elementari? Oh, e non ti ha chiesto perché non frequenti più le sue lezioni? No, abbiamo parlato di me. Piangi, sarà sposata. Sai, Claudio, non capisco perché non hai ancora fatto la proposta a mia sorella. Ti rendi conto che dopo diventiamo parenti? Non vedo l'ora. Hai capito perché non gliel'ho ancora fatta? Ciao, Claudio. Ho portato il pranzo. Ehi, brava la mia sorellina. Fede! Grazie. Allora, da dove comincio? Beh, di là ci sarebbero i piatti e le tazze da fasciare. Ma non puoi fare tutto da sola! Beh, e io allora cosa ci sto qui a fare? Beh, è quello che mi chiedevo anch'io. Ti aiuto io, Fede. Tu fasci i piatti e io le tazze. Ho i miei dubbi che lui sappia cosa vuol dire fasciare. Beh, di certo sa cosa vuol dire sfasciare. Claudio! Non ho parole. Io ce le ho, ma è meglio che non te le dica. Però sai che ho letto da qualche parte che c'è un paese in cui per legge i cordless devono essere di gomma. Ah, e tu perché non ci vai? Dove? A quel paese! E alla prossima che fai? Andrea! La grappa! No, grazie, non ne voglio! È aperto? È chiuso! Fermi lì! La mitica coppia del drive-in, Margherita Fumero ed Enrico Beruschi! Oh, in carne ed ossa! Veramente lei più in carne che ossa! Ah, signora Fumero, l'ho riconosciuta dai capelli! Non tutti hanno questi vantaggi! Ma venite, venite! Prego! Sì. Ma questo telefono è rotto? Sì, è rotto. Il deficiente. Margherita, sì? Quel telefono deve avere il tuo stesso problema. E cioè? Un problema di linea. Andate qui alla Mira Studio? Eh sì, registriamo la nostra sitcom. Ah, sempre al lavoro, eh? Certo che ne sono passati di anni dal drive-in. Sembrano due secoli. Beh, a dir la verità, ai tempi di Garibaldi io non facevo ancora televisione. Questo è vero, eh? Lui era già nato, ma non lavorava ancora in TV. Beh, ma come diceva il grande... Sì? Chi? Boh, insomma, il tempo è un treno che corre inesorabile. E Margherita l'ha presa in pieno. Guardate, vi offrirei un caffè, ma come vedete... Ma state chiudendo? Ci trasferiamo, la mia ragazza, la titolare, era stanca di stare qui, troppo caotico. Beh, in effetti, con la stazione davanti, qui vicino anche gli studi. Eh già, e così abbiamo preso un piccolo bar di periferia. Anzi, se vorrete venire a farci visita... Ma come faremo, eh? Tutti i VIP sanno che prima dello spettacolo devono venire qui al bar Dolce Bar. Dicono che porta fortuna. Beh, ma il bar rimane, cambiano soltanto i proprietari. Però mi dispiace, Enrico. Ti ricordi il nostro debutto in TV? Prima dello spettacolo siamo venuti qui a prendere un caffè e dopo, da quel momento lì, pum 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 pum! Mi sento ancora tutto rotto. Perché? E perché? Perché la prima volta che sono venuto qui, Margherita, uscendo dal camerino, mi ha travolto e
Tu pensare che sono 25... anni fa? No, 25 chili fa. Oh, esagerato, sono 21, eh. E poi devi dire che dopo quel colpo sei diventato proprio un uomo fortunato. Infortunato, quarta costola destra. E poi sono diventato anche paziente. E cioè? Mi hanno ricoverato all'ospedale. Enrico, da quando stai con me non ti sei rotto più niente. No, di ossa no, qualcosa rotto, frantumato anche, no ma... No, traumi, basta. Enrico, dai, non dire balle. Ecco, non lo dico, quello non lo dico, lo penso. E dai, andiamo. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, arrivederci. E in bocca al lupo per il bar Dolce Bar. Ah, crepi il lupo. Ah, scusate. Arrivederci. Scusate. Ma io mi sono sempre chiesto, ma voi due siete sposati anche nella realtà? Nessuno l'ha ancora capito. Dai, andiamo, dai. Strasduje! Ciao. Ciao, posso esserti utile? Io... Ah, una ballerina, che bello. Io qui, lago Cini, Cini. Un lago qui, in pieno centro. Un balletto, probabilmente vuole chiederci un'indicazione. Ma tu dove devi andare? Lascia Fede, ci penso io, modestamente io con le lingue straniere. Tu dove devi andare? Che poliglotta! Are you looking for Mirror Studios? Yeah, Mirror Studios! Well, you go along that street and you will find Mirror Studios. Spasiba! Grazie! Io amare Italia! Io piacerebbe conoscere idioma italiano! Strasduje! Strasduje! Posso aiutarti io? Guarda che ha detto idioma, non idiota. Andiamo, va, maschio latino. Chi è? Oh, Angie, allora? Claudio, lo prendiamo lo specchio vicino al biliardo? Ah, sì, e tiratelo giù per piacere. Lo tiriamo giù dal muro? No, cosa vuoi tirarlo? Giù dalla finestra? Certo, Angie, che tuo fratello, prof... Angie, che c'è, tesoro? Claudio, Claudio, sono così infelice, ho un nodo in gola! Anch'io! Non avrei mai dovuto vendere questo bar e farmi papà! Ma lo vuoi lasciare? E cos'è questo ripensamento, eh? Sei stata tu a voler vendere per prenderne uno più tranquillo. Sì, ma mi sono già pentita. Ma Angie, ma ormai è troppo tardi. Ormai hai fatto il compromesso col nuovo acquirente. Domani mattina firmate dal notaio. No, no, non ci vado più, è dal notaio, no. Che cosa? Claudio, ormai ho deciso. Non vendo più. Non vendi più? Ma Angie, ma lo sai che se recedi dal compromesso devi restituire al compratore il doppio della caparra che ti ha versato? Claudio, ormai ho deciso. La vendita va a monte. Anche noi andiamo a monte, al monte dei pegni, se fai le cose del genere. Ciao Angie! Ecco Claudio! Questa è la prima, ora faccio anche quella delle donne. Ma cos'è sta roba? Il vale. Cioè, tu hai smontato il bagno. Tu mi hai detto fascia le tazze. È possibile che tutte le volte che io cerco di avere un'opinione migliore di tuo fratello, lui fa qualcosa che riesce a peggiorare anche quella pessima che avevo prima. Le tazze della colazione. Quindi questo devo rimontarlo? Cosa vuoi, portartelo a casa? Angie, torniamo noi, eh? Angie. Chi ce li dà 90.000 euro, eh? Ti ricordi che tutti i nostri risparmi sono finiti per prenotare il nuovo bar, eh? Angie, indietro non si torna. Addio, monti sorgenti dall'acqua ed elevati al cielo, cime ineguali note a chi è cresciuto tra voi. Dov'è che li vedi i monti? Torrenti dei quali distingue lo scroscio.
Già che c'eri, hai fatto il collaudo? Come il suono delle voci domestiche. Voci domestiche. Tra un po' qualcuno sentirà insulti domestici. Quanto è tristo il passo di chi, cresciuto tra voi, se ne allontana. Angie, cerca di calmarti. No, mi allontano. Guarda, vado su dalla Cenci. Dalla Cenci? Dalla psichiatra? A fare che? Scusa, risolvere i problemi della gente è il suo mestiere, no? Ti ricordi Manuel e Alessia? Il loro matrimonio era in crisi e grazie a lei si sono ritrovati. Sì, in un'aula di tribunale. Tu la sottovaluti? Guarda che è una donna dai nervi d'acciaio, 13 anni all'ospedale psichiatrico. Il problema è che poi l'abbiano fatta uscire. Ecco, mi sembrava che mancasse qualcuno. Come faremo a non vederla più? Ma qui nel condominio sono tutti tristi nel sapere che va via. Oh sì, anche le mie clienti stamattina tutte a chiedersi come faremo senza Angie, come faremo senza Angie, come faremo senza la nostra Angie. Cioè, che vada via io non gliene frega niente a nessuno. Buongiorno a tutti. Avvocato. E allora è arrivato il triste momento. L'ora del drammatico commiato. La fine di questo storico bar che a Villo Tempore accoglie i suoi commensali. Avvocato, già che ci sei, perché non le dai anche una bella coltellata nella schiena, Così? Cioè, non per farmi i fatti vostri. No, lo dico perché c'è quel triste detto che le parrucchiere sono delle impicciole. Ah, volgari menzogne, Non potreste semplicemente dire a quello che ha comprato il bar che non glielo volete più vendere? Anche te. Allora, se Angie decidesse di non vendere più... Senti, spiegaglielo tu, va. Articolo 1385 del Codice Civile. Se la parte che ha ricevuto la caparra, ossia Angie, è inadempiente, cioè recede dalla vendita, l'altra parte, ossia l'acquirente, può ricedere dal contratto, ma pretendere il doppio della caparra. Quindi 45.000 euro per due fa... un botto di soldi. Angie, hai visto? L'ha capito persino tuo fratello. Salve a tutti! E tu che ci fai qui? Sono venuto a salutare la mia concorrenza, anzi ex concorrenza, e ad augurarle buona fortuna perché, come si dice, si chiude una porta e si apre un portone. Ecco, bravo, prendi uno dei due e vattene. E su dai, lasciamoci senza rancori. Offrimi qualcosa, qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa? Quella che si dice la tipica pazza acqua e sapone. E dai, Claudio, in fondo siete voi quelli che fino ad oggi hanno avuto più successo negli affari. Sì, nonostante tu abbia cercato in tutti i modi di sabotarci, boicottarci, infangarci, diffamarci. Articolo 596 del codice penale. Con la speranza di farti perdere tutti i clienti. Ma ti è andata male, perché tu non ce l'avrai mai un bar come questo. Vedi, io non ne sarei così sicuro. I tuoi nuovi proprietari erano gestori di un... tennis club. Diciamo che tra un tennis club e questo c'è un abisso e loro ci cadranno dentro. Magari con una spintarella da parte tua, vero? Non l'ho mai detto, ma visto che lo dici tu. Ma lei si rende conto del suo inconscio cinismo? E come potrebbe se è inconscio? Tornando a te, vuoi scommettere che ti butto fuori da qui? Ma non prima di averti fatto una bella lavata di capo. Una lavata di capo? Sì. Voglio proprio vedere come fai. Così! Ti pagherai e io faccio sempre ciò che dico. Hai ragione, Angie, non possiamo andare via da qui. Dobbiamo trovare una soluzione per restare. E bisognerebbe che fosse il nuovo proprietario a rinunciare all'acquisto. In tal caso sarebbe lui a dovervi la caparra. Ma è impossibile, appena visto il bar se ne è innamorato. Anzi, arriva alle 12 con la moglie per mostrarglielo. Il codice civile al riguardo dice... Giusto! Avevo finito. Ragazzi, ho un'idea, ma ho bisogno di tutti voi. Saranno loro a ritirarsi dall'affare. Ha inizio l'operazione Salva Bar. Sì,
e quindi, come vi ho detto già all'inizio, il bar è in una posizione assolutamente centrale, privilegiata. Fate eccezione per lo smog, insomma, tanto smog. Allora, che ne dite? Che ne dici tu, tesoro, eh? Oh, caro, è stupendo! E poi la posizione, di fronte alla stazione, vicino agli studi televisivi. Ma vedrai la clientela, sì. Turisti, VIP, senza contare che qui siamo sotto un palazzo di lusso, pieno di professionisti importanti, ma soprattutto di gente di gran classe. Asignu, sono manutentore del condominio, devo andare a piazzare l'impalcatura, li mortacci loro. Scusi, quale impalcatura? Asignu, qua sta crolla tutto. Ma sto palazzaccio zuzzo, ma chi è che ha costruito? Ma anche i fondamenta ci ha messo l'animaccia su. Ma scusi, come crolla tutto? E il problema qui è che sto palazzaccio è vecchio, quanto li condomini sua, capito? Ecco, tutte queste vibrazioni di treni, ma pure che sta struttura, prima o poi, beh, se magna, capito? Ma scusi, a me era stato detto che si trattasse di un palazzo degli anni Ottanta. Ma quali anni Ottanta, signor? Se sei gratti l'intonaco ci trovi i graffiti del paleolitico, ci trovi. Anni Ottanta. Ma vedi questo, ma fate manna a lavorare che è meglio. Signorina Angie! Questa è a strizza cervella del primo piano. È più scema lei dei matti che c'è in cura. Sì, dottoressa Cenci, buongiorno. Allora vorrei presentarle i nuovi proprietari. Il signor Domenichelli. Quello che ha fatto la parola. Sì. C'è la sua amichetta, chiaro. Veramente sorella compagna. Ecco. Blefaroplastica, vinoplastica, labioplastica, sorvoliamo. Liposuzione. Ma no, non sto dicendo che avrete bisogno. Io tua genesna, io. Eh sì, scusate, dottoressa Cenci aveva bisogno? Oh sì, cara. Essendosi rotto come al solito il tubo del bagno del mio studio, tra poco comincerà a grondare acqua dal vostro soffitto. Grondare acqua dal soffitto? Sì, diciamo che qui capita un giorno sì e l'altro pure. Comunque, e non si preoccupi, dottoressa, metterò i catini come al solito. Ma adesso per i danni chi paga? L'anima degli mortacci. Io? No, di certo, non è colpa mia se le tubature sono vecchie. Hai sentito, caro? Purtroppo ho sentito. Allora, chi è stato? Questa è a Tosacani. Tosacani? A parrucchiera del negozio a fianco. A più pettegola del mondo. Chi ha sporcato il portico? Come devo dirvelo di mettervi le pattine? Le pattine sotto il portico? Beh, tanto c'è la serva che pulisce, ne? E senti, Vale, vorrei presentarti i nuovi proprietari. Giusto voi! Sì. Nel portico qui sotto c'è una regola ferrea. O si lasciano puliti i pavimenti, o sono calci e... Nerd è dietro! Ma è inaudito! E questa sarebbe la gente di classe che c'è qui. Sì, lei è Valentina, ha un problema, insomma, un disturbo, ha paura dello sporco. Ecco, come si chiama, dottoressa? Rupofobia. Ecco, rupofobia. E c'ha pure un'altra malattia che si chiama non me faccio mai li cacchi. Buongiorno. L'avvocato del condominio, tale scassa. Avvocato Giordani, qua il buon vento. Purtroppo le porto brutte notizie. Come gli avrà già detto il manutentore, qui il palazzo sta crollando. Servono quindi i urgenti lavori di restauro che partiranno domani. Ah, guardi, molto bene. Allora la lascio parlare direttamente con i nuovi proprietari. Domani noi elogitiamo. Ah, siete voi gli acquirenti? Sì, è un piacere. La mia compagna. Buongiorno. Piacere, prego. Questa è la prima rata di... ecco la rata. 25.000 euro. Scusi, quante sono le rate? 4. 2. 2 alla seconda, 2 per 2, insomma 4. Ah, signor, è mosso cacchi vostra. 25.000 euro per 4? Santo cielo, ma questa è una rapina! Esatto, fermi tutti che nessuno si muova! Malinato! Non tu, imbecille. Preferisco non dirti cosa sembri con qualcosa in testa. Meno male che ci troviamo, è la quinta rapina. Dell'anno? Del mese. Senti! Datemi i soldi! Non ce ne sono di soldi e il bar è momentaneamente chiuso. Ma riaprirà tra qualche giorno! E con i nuovi proprietari! E allora state certi che torneremo! Andiamo! Grazie, tanto per voi la porta.
porta è sempre aperta. Ma come la porta è sempre aperta? Se non è aperta, l'avranno corpiede de porco, signore. Questa è una gabbia di matti. Ma cosa ti è saltato in mente di prendere questo bar? Io qui non ci verrò mai a lavorare. Scusi, signorina, non è che per caso siamo ancora in tempo per ritirarci dall'acquisto? Sì, per essere in tempo siete ancora in tempo, anche se in realtà il compromesso... No, il compromesso, quando... guardi, possiamo benissimo fare così, ecco, guardi, ecco qui. Ovviamente però vorremmo che la caparra rimanga qui. E noi a questo punto andremo. Ci andiamo, sì. Grazie. Buona giornata. Sdraiati. La svidania. Hop! 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 È aperto? È aperto! Angie, tesoro, allora? La banca ci ha offerto il mutuo e così possiamo tenere anche l'altro bar. Bene. Beh, ma chi lo gestirà? Che ne dici se lo facessimo fare a mio fratello? E dico che piuttosto gli do fuoco. Ciao! Allora? Beh, si ricomincia! Da morire, sono così felice che vorrei gridarlo al mondo intero, avrei voglia di festeggiare, di... E allora non reprima, dia sfogo alle emozioni! Ha ragione, dottoressa! Dove vai? Vado a dire che offriamo la colazione a tutti! Come la colazione a tutti? Signore e signore, riapre il bar Dolce Bar, colazione gratis per tutti! No, amore, no! Venite, venite! Offriamo la colazione, prego, prego, accomodatevi, prendete posto! Avanti, avanti, anche lì c'è posto, eh! Forse era meglio reprimere un po', eh. Mi sento dire che secondo la capienza massima di locale, l'articolo 33... Azzecca Garbugli e falla finita! Chi vuole il caffè? Io! Fatto! Già fatto? Lasciala! No, l'ho presa prima io. Cosa sta succedendo? Cosa ci fate voi qui? No, che cosa ci fai tu nel nostro bar? Il vostro bar? Ma non dovevate vendere? Bravo, hai detto bene, dovevamo. Non so come avete fatto, ma parola mia ve ne andrete presto. E io faccio sempre ciò che dico. Signori, avete sentito qua? Il signore dice che fa sempre quello che dice. Ma secondo me non sei capace di leggere ad alta voce questa frase scritta al contrario. Da qua! È un gioco da bambini. Offro io la colazione a tutti! Sì! Ma come facciamo a servirli tutti? Beh, potremmo lanciare le cose in aria e ognuno prende quel che vuole. Ti ho mai detto che sei un ragazzo intelligente? No, mai! Meno male! Oh, Claudio, mi sembra di avere la stessa sensazione che si ha al ritorno da una lunga vacanza, quando ritrovi luoghi a te cari e dici casa, dolce casa, anzi no. Bar, dolce bar. C'è di fianco! Bar, dolce bar, scena 1, terza. Azione! Eccomi qui! Pensavi che non venissi, eh? No! Scusami, fatti. Torrenti! Dei quali ti stingo la sfroga! Scusa. Pippa! Pippa, Pippa! Dove siamo? Scena 4 di Simon Barro.